il picco dell'Optimist. Io conosco quello del dinghy e già esatto. tanto mi basta che è oggetto di, diciamo, di disquisizioni esatto. Di ogni tipo. Quello dell'Optimist okay. no, anche tu mi sembra che alla fine, no, esatto. alla fine quando ho incominciato ero già troppo grosso a 12 anni per esatto, entrare esatto. in Optimist per cui... Invece io sono rimasto per fortuna di corporatura minuta, questo mi ha aiutato. Esatto. Vabbè, insomma, quindi ci siamo un po', diciamo, documentati perché la domanda è stata fatta da Diego Maltese e diciamo che ci siamo informati tramite vari allenatori, tra cui Simone Margugini, che si occupa anche di Optimist, eccetera, Francesco Bertone, eccetera, cercando di capire che effetto bene aveva questo picco. No, perché, diciamo, la posizione del picco dell'Optimist è per noi, diciamo, sì. una via di mezzo tra una stecca di uno square top, di una randa, esatto. e un picco come potrebbe essere appunto quello del dinghy, perché diciamo che con la variabile rispetto a queste cose qua che la vela non ci è fissata, quindi diciamo che non ha un effetto diretto sulla vela, ma un effetto, diciamo, quantomeno su un lato non ha un effetto diretto, sull'altro lato ce n'ha uno parziale, quindi sul lato dove la vela si appoggia chiaramente ha un effetto parziale, insomma. Però appunto rispetto a un picco con la vela fissata diciamo la vela non è soggetta al giro di picco, diciamo, per cui non è soggetta a smagrimento per la flessione, in pratica però invece comunque sì, certo. Ci dicono no, ha senso il fatto che con il picco più morbido la vela si smagrisca. Certo. Questo non però per quel che succede per esempio su un picco del dinghy, certo. Perché sostanzialmente il picco è molto più lungo, se vogliamo, della testa della vela, l'antennale. Certo. È molto più lungo e fissato in un punto più basso, quindi in sostanza crea un triangolo sulla testa della vela, certo. in cui al flettersi verso il basso del picco la testa della vela sostanzialmente si allunga, cioè si stende, cioè tende ad allungarsi, ovviamente è già stesa di suo, però esatto. tende a over estendersi, no? Esatto. E quindi perché c'è veramente una diagonale molto, molto marcata del esatto. picco. Diciamo che i velisti, a livello pratico, il velista, a seconda del suo peso, della sua prestanza fisica, della sua possibilità di raddrizzare la barca, eccetera, riescono ad applicare, è proprio un po' come quando fai i pesi in un certo senso, esatto. no? riescono ad applicare una certa diciamo tensione in balugna, no? Esatto. È un complesso di tutte queste cose, un po' dell'arma come è regolata, eccetera, però tu a un certo punto arrivi a una tensione in balugna che è quei chili lì, no? Esatto. Cioè, esatto. Se no, se un leggero che tende gli stessi chili di un pesante, fondamentalmente ha una barca, non è che non possa farlo, perché non riesce, lo può fare, ma è una barca ingestibile. Esatto, invece esatto. il pesante la riesce a gestire con più chili e quindi riesce potenzialmente, dipende, sfrutta questa cosa come vuole, con vento, esatto. quindi o per l'angolo o per la velocità, però comunque lui può... ha esatto. la possibilità di avere questi cavalli ulteriori di potenza, no? Dovuti alla tensione di balugna. Esatto, esatto. Soprattutto negli armi che sono senza, diciamo, senza stralli, come in questo caso proprio armi certo. senza stralli, senza materazzi, senza sarti. Esatto, esatto. Quindi tutte, diciamo, le flessioni dei vari pezzi sono determinanti. Ora, la flessione del picco dell'Optimist è marcata, cioè sì. è marcata, quindi si vede proprio e diciamo si può utilizzare per smagrire la testa della vela proprio esattamente come si fa su altri singoli, no? Se sono un laserista leggero, cerco una, diciamo, una antenna particolarmente, la parte alta particolarmente flessibile, se sono esatto. un finista cerco un albero con la parte alta flessibile, esatto. eccetera. Teniamo conto che, come sempre, in bolina, soprattutto con onda, ovviamente la barca facile è un imperativo categorico, nel senso che la barca difficile magari riesce a portarla per un minuto e mezzo, però poi dopo alla lunga è più lenta. Esatto. È stancante, esatto. per cui ci consuma le energie e consumandoci le energie ci fa anche fare errori di testa. Che, esatto. Non solo è più lenta di per sé, ma ci fa anche andare di solito peggio.
Quindi lo smagrimento che è dato da questa triangolazione e il fatto che poi comunque chiaramente diventa più propensa comunque a scaricare, ovviamente esatto. Tutte le cose più flessibili sono più propense a scaricare, questo cumulo di queste due cose rendono, diciamo, la barca più semplice in bolina. Con i nuovi percorsi, che era un po' il punto che, sì. Che voleva sottolineare Diego Maltese, con i nuovi percorsi che hanno più bolina rispetto ai precedenti, questa cosa qua è particolarmente importante perché tu devi ottimizzare, diciamo, la barca di bolina, un po' perché la bolina è più lunga, un po' perché effettivamente forse il percorso di bolina sia più lungo. Esatto, come spesso succede, le regate si vincono di bolina, insomma, magari non si vincono di bolina, ma la bolina è un lato importantissimo, va molto curato, spesso più della poppa. Più della poppa, decisamente. Quindi invece una volta era un po' l'opposto. Allora, quello che succede è che poi dopo, come sempre, il picco meno flessibile, come anche gli alberi meno flessibili per un fin, ad esempio, o un picco poco flessibile per un dinghy, ad esempio, in poppa te lo godi. Cioè, in poppa te lo godi perché comunque ha più reattività sull'onda, più reattività. Esatto. Specialmente sull'onda, con patine e cose, hai più reattività. È chiaro che però un picco flessibile invece con aria leggera tende maggiormente a twistare, questa esatto. È la cosa che ci hanno confermato i nostri uptakes, i nostri ricordi, esatto. Per cui è normale che adesso si tenda a utilizzare picchi tendenzialmente più leggeri, più flessibili, scusate. Perché? Appunto, perché rendono la barca più facile da navigare. Esatto, un picco più rigido, chiaramente in poppa ti impone ovviamente di essere mollato sulla tensione esatto. Nella poppa, perché sennò poi diventa, in quel caso lì davvero si comporta come lo square top di una randa, quello davvero, che ha proprio questo problema qua, uno square top con una stecca troppo rigida, praticamente ti fa una leva tale che sostanzialmente ti tiene chiusa la vela rispetto alla base, quindi esatto. La vela non riesce a twistare minimamente e non funziona. Esatto, funziona male, per cui meglio cercare qualcosa di più morbido. Di più morbido, assolutamente. Quindi insomma, bolina facile, quindi diciamo la domanda originaria era: ha senso lavorare su picchi flessibili sempre? La risposta è probabilmente sì. Il discorso è flessibile rispetto a cosa? Cioè, nel senso, esatto. Chiaramente devi trovare, cioè, sempre un velista, diciamo, più pesante, oppure che ha più capacità di cinghiare, oppure più fisico, oppure anche più bravo, se vuoi, potrà avere diciamo, un picco leggermente più rigido rispetto a uno un po' più leggero e che non ha quelle caratteristiche lì. Sempre c'è questa differenza qua, perché comunque se non riesci a raggiungere quei chili in balumina con quella profondità di vela lì, hai un problema. Esatto. Questo è un problema di prua di barca, insomma, fondamentalmente non riesci ad avere quella prua lì, quello che serve. Cioè. Esatto, per cui comunque c'è una scala di flessibilità a seconda della capacità sostanzialmente di utilizzare il proprio peso, il proprio raddrizzamento, certo. però è normale che nel dubbio uno scelga qualcosa di più morbido, se assolutamente. Vuole rendersi la vita più facile, esatto. Nel dubbio è anche corretto scegliersi qualcosa di più morbido. Esatto, anche perché diciamo questo ti fa perdere, diciamo, in percentuale molto poco, invece un qualcosa di troppo rigido rispetto a quello che tu puoi utilizzare, viceversa, esatto. ti compromette le prestazioni molto di più, e anche esatto. alla fine anche il piacere di regatare, perché in certe condizioni fai veramente fatica. Il doppio della fatica e non ti funziona bene. Esatto. Perfetto, grazie, ciao, buona giornata.